Cittadine e cittadini di Pirino, buongiorno a tutti voi. Ringrazio innanzitutto la redazione di Canale Sicilia, che ha messo a disposizione i propri studi per permettervi oggi di far arrivare a tutti voi, a tutte le vostre famiglie, gli auguri di buone feste. Capisco che l'anno appena trascorso è stato un anno un po' particolare, un anno difficile dal punto di vista economico-sociale, che ha attanagliato non solo la nostra piccola comunità di Piraino, ma l'intera nazione. Noi come amministrazione abbiamo cercato di essere presenti e di essere molto operativi e rimanere sempre vicini ai bisogni delle persone più deboli. Perché è a loro che mi voglio rivolgere in modo particolare e in questi giorni particolari del Santo Natale e di fine anno, richiamando un po' quella che è la festa cristiana. Il Natale è la festa della gioia, il Natale è la festa dell'amore, il Natale è la festa della solidarietà. Noi abbiamo cercato di essere Natale tutto l'anno con i nostri cittadini. Abbiamo cercato sempre di essere l'amministrazione del fare e non solo l'amministrazione delle parole. Comunque, questa mattina non voglio elencare le cose che sono state fatte durante questo anno, perché in questi giorni tutte le famiglie saranno raggiunte da un messaggio augurale accompagnato dalla relazione programmatica che il 7 novembre ho reso al Consiglio Comunale e ho voluto, a mia cura, a mie spese, far arrivare a tutte le famiglie di Piraino. Qui oggi, oltre che augurare a tutti voi di trascorrere delle feste serene con i vostri familiari, con le persone care, voglio invitarvi a non gettare la spugna, ma a continuare a sperare, a continuare a credere nelle istituzioni, le istituzioni che saranno comunque sempre al vostro fianco, che vi difenderanno in ogni occasione, che ascolteranno le vostre istanze e che sicuramente si faranno carico di tutte le necessità. Mi riferisco anche ai giovani in modo particolare. Voglio rivolgere l'invito alla speranza, a non lasciare questa terra come è stato fatto negli anni passati, a continuare a lottare per il bene della nostra comunità, ma per il bene della nostra regione, per il bene della nostra Sicilia. Il Signore ci ha dato questa regione, il Signore ci ha dato questa terra e noi la dobbiamo difendere. Quindi un invito va fatto anche alle associazioni di volontariato che finora hanno lavorato per la nostra comunità, che si sono prodigati tantissimo in questi 2 anni da quando io amministro Piraino, e a loro va il mio ringraziamento e il mio continuo invito a continuare a lavorare per Piraino. E adesso voglio passare a formulare gli auguri, sperando di non dimenticare nessuno. E gli auguri innanzitutto voglio rivolgerli al personale del mio comune, quindi a tutti i dipendenti comunali, alla segretaria comunale. Un augurio lo voglio formulare al Consiglio Comunale, a tutti i consiglieri. Un augurio voglio formularlo alle istituzioni militari, alle istituzioni scolastiche, al dirigente, a tutti gli insegnanti. Ma soprattutto non voglio dimenticare le associazioni, come ho detto prima, a tutte le associazioni di volontariato, al gruppo di protezione civile, alle associazioni parrocchiali che hanno lavorato al nostro fianco sempre in questi 2 anni e mezzo di amministrazione che mi onoro di rappresentare. Un augurio va fatto alle persone più deboli, alle persone dimenticate. Un augurio va fatto a tutti i nostri cittadini
che hanno dovuto lasciare la nostra terra, che avranno l'opportunità, attraverso questa registrazione, di ascoltarmi. Spero di far arrivare il calore della nostra terra, del nostro comune di Piraino, anche nei luoghi lontani dove si trovano in questo momento. E a loro rivolto un nostro pensiero continuo, perché questo filo che li lega alla loro terra natia non si interrompa mai. Un augurio a tutti, ma l'augurio soprattutto di pace, un augurio di serenità, che possa portare quella pace nel cuore di cui tutti abbiamo di bisogno.